costruiamo una piccola cassettiera. Prima di tutto vi consiglio di fare una cosa, cioè di misurare questo rettangolo dei cassetti e di annotarvi le misure. Questi sono 8 centimetri. E questi sono 7 centimetri. Non me lo scrivo dentro la cassettiera, me lo scrivo qua fuori, in modo da non rovinare. Abbiamo detto 7. Ecco. Mi serve anche questa misura, 4 centimetri. Ecco. Dopo vedremo il perché. Prima di ritagliare la mia cassettiera, la incollo su un foglio di cartoncino, potete usare anche un foglio di riciclo. Vi do un consiglio, non stendete la colla su questo foglio, ma stendetela sul cartoncino, perché questo foglio, se lo spalmate di colla, dopo si bagna e si imbarca tutto. Ora possiamo ritagliare. Ora che abbiamo ritagliato, per facilitare la piegatura, possiamo usare il famoso trucco di ripassare le linee da piegare con la punta del compasso. Mi raccomando, tenete il compasso steso, cioè non graffiate il foglio, dovete semplicemente premere così. Si potrebbe usare anche una biro, spingendo un po' di più. Siccome io ho ancora questa colla qui non si asciuga subito, è ancora la colla molto fresca, userò un pezzettino di scotch. Non è bellissimo, però se uso dell'altra colla rischio di rovinare il lavoro. Lo metto qua dietro così non si vede. Abbiamo costruito la nostra piccola cassettiera.